Sì. Volevo solo portare un attimo il saluto della nostra sezione provinciale di Parma, Presidente Ghirardi, dicendo che da oggi avrà 1.200.000 più tifosi in più in Parma, dunque è un numero non da poco. E volevo dire anche che questo accordo di collaborazione si inserisce in una storia del Parma Calcio, del Parma FC in questo caso. Una storia fatta di testimoni a livello nazionale come Alberto Gilardino e Fabio Cannavaro, ma anche tanti grandi campioni che hanno voluto legare la loro immagine alla nostra associazione. Penso ad Apolloni, Buffon, Zola, Strada, tanti campioni che hanno voluto legare alla nostra sezione provinciale a la loro immagine. Io penso che una storia di solidarietà, una storia soprattutto di responsabilità, ha fatto bene Mirella a dire questo. Fa piacere a noi perché Parma è qualcosa di importante anche per la città, è una cosa che entra in tutte le case in sostanza, nella storia di Parma. Dunque anch'io non voglio ringraziare perché mi sento molto vicini, a partire dal Presidente, ma tutto lo staff è stato molto vicino dall'inizio e dunque ci sarà un grande lavoro da fare insieme. Le cose che abbiamo fissato in questo accordo pongono un quadro dove all'interno possiamo fare tante cose. Dunque, non vi dico grazie, lavoriamo insieme per aumentare la cultura del Dominicano.